mi scusi, dove ha preso questa foto? Non lo so, ne arriva roba da tutte le parti. Prendo queste. Le vendo tutte quante, 60 euro. Professore, sono a Londra, deve scusarmi ma sono ancora in redazione. Arriverò da lei con una mezz'ora di ritardo. A dopo. Buonasera. Buonasera. Prego, si accomoda. Deve scusarmi ma oggi ho avuto molto da fare. Non si preoccupi. Prego, andiamo nello studio. Grazie. 17 maggio 2003, ore 20:15, professor Dal Colle. Professore, lei mi aveva accennato ad alcuni fatti di cui è venuta a conoscenza quasi per caso, se non sbaglio. Tengo a precisarle che tutto ciò che sto per dirle posso documentarlo con prove incontestabili. Le dico questo perché potrà sembrare tutto talmente assurdo. Non so a cosa andrò incontro. Ma voglio un articolo in prima pagina, in cui sia specificato che sono stato io a fare questa scoperta. Tutto è incominciato quasi per caso, sì, da alcune vecchie fotografie che avevo trovato in un mercato di antiquariato. Nello stesso periodo stavo lavorando ad un affresco nella chiesa di Comelianas. Thank you.
Può venire con me, per favore? C'è qualche problema? Sì, la prego. Sono desolato, ma ho avuto una visita inaspettata e non gratuita. La prego di aspettare qualche minuto e di tenere questa. Sì, ma cosa succede? Posso aiutarle? Sì, non facendosi vedere, la prego. Solo qualche minuto, poi vi spiegherò tutto. Risponde la segreteria telefonica di Giorgio da Colle. Lasciate il messaggio dopo segnale acustico. Risponde la segreteria telefonica di Giorgio da Colle. Lasciate il messaggio dopo segnale acustico. Salve, sono Londro. Mi chiami appena può. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, sto cercando il professor Del Colle. Del Colle? Al terzo piano, facoltà di storia dell'arte. Buongiorno. Buongiorno. Dovrei parlare con il professor Del Colle. Mi spiace, ma il professore ha sospeso le lezioni per qualche giorno. Per quale motivo? Ha telefonato stamane, motivi di salute. Niente. Calmitisi? Cassù, cassù. Ah, buondì signore, isa il professor per placer. Di buon'ora non lei, all'università. E ho venuto proprio dall'università, mi hanno detto che stava a chiesa un po' di dice. Ma io se arrivata qui la svolta, ma non l'hai proprio io dovuto. Cassinti, avevi nome di chiolo il registratore che ti smentia a di sera, tal suo studi. Ah, tal studio non posso entrare. Ordine del professor, neanche per fare la spulizia. No, 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 no. Auto di si alzi il vio. No, 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 non importa, grazie.
Pronto? Sono al Colle. Venga a casa mia al più presto. Le devo delle spiegazioni. Professore, lei? La borsa con la macchina fotografica. È importante che mi riporti la macchina fotografica. Pronto? Pronto? Professore, sono Londero. E mi dispiace, non posso venire da lei questa sera. Reverendo padre inquisitore, come fratello servandissimo,
Sono contrito vivamente di quello che ho fatto e mando impressa questa lettera perché vorria scaricare la mia coscienza dinanzi a voi. Vuole normale, Jumbo? Una di faccia grande. Sì. Sembra che ci sia ancora un vecchio studio fotografico. Sì. Aspetta. Si chiama Foto Ponton. Franco? Dimmi. A studio fotografico Ponton, lo sta cirente al Siorca? No, lei è un fotografo in plastica, ma non si chiama Ponton? No, non sarà neanche e poi. È che lei è il nonno da ordine foto, robe vecchie, dal 63. Ostia, come mi visi? Allora un fotografo, ma alle 30 anni che le abbandonassi qui. Salve. Salve. Un'informazione. Hai idea di chi sia il proprietario dell'edificio qui di fronte? Sì, ahí edificio del vecchio Paolo. Ah, e dove posso trovarlo? Ah, tanto non le niece fa, non mica ti so di vendi? No, ma veramente non hai intenzione. Oh, ma dat mil voltis. A sarei di spendi un poco, ma verrei fuori nel biele chiese. E potrei spostarmi i negozi di là. Ma non senti. Comunque i fis sono tutti qui in paese. Sì, io veramente stavo cercando il vecchio proprietario. Ah,
con l'uno combina noi e alle da 30 anni all'igiene mentale di Saint-Denis. Ah. Va bene, grazie. Salve. Ah, lui è già il secondo che mi viene a domandarmi di Calom. Signor Ponton? Signor Ponton? Senta, io ho qui delle foto che lei ha fatto tanti anni fa. Se le ricorda? Le ha fatte lei queste, Ponton? Infermiera! 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 Pronto? All'ospedale. Vengo subito. Vandali, non sono altri sperali, spartice che sono. Tre volti si hanno rubati inglesi. E com'ho? Tutto rovinato. E quanti si è succeduto? Qualche mese in davvero per finiti come d'aula. Tempestisi? Claro, la nuvia di Pribiel che rovinava appena mi tutta questa, ma... Ah, Londra. Piacere. Sono un giornalista. Sto preparando un articolo sul professor Dal Colle. Lo conosci? Certo, un gran ricercatore. Ho letto tutti i suoi libri sull'Inquisizione, Friuli e sono estremamente interessanti, anche se devo confessarle che certe cose non le approvo in pieno. Così pure concetta la polemica. Non approvo che ci sia dell'interesse giornalistico nei confronti di persone di talento soltanto dopo le disgrazie. Non intendo sfruttare nessuna disgrazia.
considerato il fatto che ho già scritto di lui in passato. Il professore mi aveva accennato che stava lavorando ad un affresco in questa chiesa. Sì, alcuni mesi fa, è proprio su quello ordinato. Veramente erano due suoi laureandi che si occupavano del restauro. Ah, e cosa rappresentava? Un rito religioso che si celebrava in questo paese fino alla fine dell'Ottocento. Una specie di bacio delle croci. È possibile avere una copia del dipinto? Credo di sì. Due anni fa la sovrintendenza ai beni culturali ha mandato due catalogatori a fotografare gli interni. Credo che sia tutto a Villa Manin. Conosce il nome dell'artista? No. Mi segua. Qual è il soggetto che l'ha preso? È una processione. Ci sono delle persone con delle croci in mano. C'è un'iscrizione in latino. Giovanni Battista Taffoni, potrebbe essere questo? Sì, potrebbe. Solo che mancano le iscrizioni in latino. Altre processioni qui non ce n'è. Senta, si può fotocopiare? Sì, certo. Altre notizie sull'artista? Sul computer abbiamo tutto. Giovanni Battista Taffoni, detto il Calegari. Ha dipinto a Pordenone, nella Cappella Mantica del Duomo, nelle chiese della Santissima Trinità, nella seconda metà del Cinquecento. L'ultimo lavoro fu l'affresco di Comeglians. Da una cronaca manoscritta dell'abbazia di Moggio si sa che visse ancora per altri 9 anni, senza dipingere più nulla, girando senza meta tra i paesi della Carnia, con la mente offuscata, senza dare più segni di intendere e volere, con la mente offuscata. Buongiorno, sono Londero. Senta, ho avuto l'indirizzo dall'università. Stavo cercando Ivan. Grazie. Ivan. Ciao. Ciao. Sono un giornalista. Il professor Dal Colle doveva rilasciarmi un'intervista su alcuni suoi recenti lavori. Sono Stalian. E purtroppo, vabbè. Si può fare? Ma io e Savutko avevo fatto un restauro a Comeglians. Sì, Calpedaure. Che vares di essi? Calchi. Sì, era Calchi. Tu sai che l'hanno rovinato, no? Sì, lo so, sì. Ecco, io sono stato inglese e ieri una scritta in latin che chi non è. Non la rotchi, è la fresca. Ah, no? No. Praticamente si segna qua durante i lavori che ne parte dalla fresca, a destra e a sinistra, cuviate da malte, no? Ho visitato il professor e dopo qualche dia le è arrivata e non si è dite di lasciare stare tutto che sarà slato in davanti lui. Sì, ma e i tox che ieri cuviarsi? Ma io non mi visi, erano descritti in latin, delle rappresentazioni. Presti via il dischetto, però, per fare le foto su quelle digitali. Fate un momento che lo chiudo.
Beh. Oh, ottimo. Thank you.
visto se il professor aveva accennato dal pancè che aveva sospenduto il lavoro forestale? Forse il pancè che aveva un certo valore. La funzione è che i nostri studenti sono lavorini e il professor si chiama in Duchy Maris, soprattutto con Maduran, gli esami di laurea. Deve essere venuto un colpo, comunque l'ha chiamata rovinata. Pensi che a volte se la sava le lezioni, farà lavorare per ore. Non l'ha mai accennata ad Alcal, ha avuto a ce fa col restauro che di qualche toc, chiatà, di accatri, di qualche dun che poteva avere su con lui, in qualche maniera. No, cosa vedi io, no? Senta, allora, che chi è ieri te cartelle dal professor, conosci tu il latino, no? Sì. Chi ha le mie latino e mie c'è volgare? Prova lei. Allora. Molto reverendo padre inquisitore, come fratello osservandissimo, sono contrito vivamente di quello che ho fatto e mando in presa questa lettera per uscire. C'è già scritto? Sembrerebbe una confessione, di... Non riesco più a sopportare il peso che grava sull'anima mia ed ho grande paura delle minacce che da molto tempo quelli mi fanno. Mi perdoni ed invoco perdon ed benedizione, eccetera, eccetera. Lì, 8 marzo 1599, vostro deditissimo ed affezionatissimo servidor, pre, dopo le firme che sono restate sulle iniziali, gli indirizzate però al... Molto reverendo, padre, maestro, fra Ieronimo Asteo da Pordenone, inquisitor de Friuli, nel convento di San Francesco Interiore de Udine. Sì, ma... No, non sai, è che... C'è Cirito. Gli scrivi l'articolo, pa' giornate, ditene. 109 che personis. Arrivai mai o due, so prima. Dall'ultimo mese sono anche a tasso 2-3 volte su 7 mani. Si chiattava in solito là. Mi tabagliava imparo un po'. Dopo l'ora e l'avevo in via, il professore restava lì come rincoglionito. Penso che più di qualche volta sono scugnuto la io avvisarlo che attaccava le lezioni. Allora è strano ultimamente, però. Probabilmente c'entra che espressione. Ma anche con ciò che è succeduto. Dal collo mi diceva che l'attacca Dudda delle sfoto e da un affresco. Proprio che l'affresco. Avete occhi e non vedete. Quo Angelus Tertius Mira. Non sai. A vedere il cusino mi disnia. Gli affreschi sono pleni di simbologie. Sì, no? Ma guarda l'impronta della mano, capisci? Sì, c'è un prete che la lascia, la ha una guarda in mano. Ma non sai, proprio vedo di qui che era il prete, da quel periodo qui? Non c'è periodo. Dal periodo che è stato fatto l'affresco, no? Dunque fine del 1500? Sì, più o meno quel periodo, sì. Dal 1594 Suane Viraio. Suane Viraio, 1599, ecco. Dal 1594 al 1599 qui battezzava un certo pre Suane Viraio. E non c'è altro? Questo è il registro dei battesimi, figliolo. Ci sono solo i nomi di chi battezzava. Forse nelle visite pastorali potrebbe esserci qualcosa di più. Ok, diamo un'occhiata lì allora, se non le dispiace. Sono in archivio arcivescovile. Non qui.
Allora, visite pastorali a Comiglianz. Sì, sin nel 1600. Si accomodi. Prendo i fascicoli e torno subito. Ecco qua. Buon lavoro e se hai bisogno di me, sono nella stanza a fianco. Item interrogato, serva Lerio Strapola de Collibus, Meriga Villae de Vita et Onestate Parrochi et Agliorum Presbiterium respondit. Del moderno piovano posso dire solo ben che osserva tutti gli obblighi suoi ed è pronto a visitare gli infermi ed battizza subito i putti e dall'olio santo a moribondi con tutti i tempi, anche brutti. Anche gli altri preti si portano bene ed con onor di Dio. Ben è vero che il parroco vecchio, che era prima, non ha lasciato buona fama perché già qualche anno, nel mese di marzo del 1599, se ben mi ricordo, il D9, si trovò morto appiccato con una corda grossa in caneva. Che tutti restarono scandalizzati e mal soddisfatti. Morto appiccato con una corda grossa. Thank you.
Santo Reverendo Padre Inquisitore come fratello Servandissimo, sono contrito vivamente di non quello che ho fatto. Non riesco più a sopportare mando impressa il peso questa che lettera sull'anima mia ed ho grande paura delle minacce che da molto tempo quelli mi fanno. Lì, 8 marzo 1599. 8 marzo 1599. Trova quello che le serve? Sì, qualcosa, grazie. Io però dovrei chiudere. Certo, non ne ho per molto. Ah, ascolti. Questo documento firmato Prezuane Viraio è indirizzato al padre reverendo Ieronimo Asteo da Pordenone. Ieronimo da Pordenone. L'inquisitore è più conosciuto qua in Friuli. Ma però questa dove l'ha presa? L'aveva il professor Dal Colle. Ah, Dal Colle? È bravo il professore. Cristo santo, non sai? Quando parte in via dotto, e si imprende i documenti, mi ha i documenti e non rivenga a controllare dotto. Va bene, significa che il professore è stato qui? Sì, ultimamente sì, molto spesso. D'altronde, se non viene lui qui. E si può sapere cosa cercava? Sì. Allora, curia arcivescovile. B 1991, Sant'Uffizio, fascicolo 304 bis. Ecco, fascicolo 304 bis, lo stesso. Ultimamente ha lavorato sempre sullo stesso fascicolo. Senta, non è che si può dare un'occhiata? Ma è tardi. È importante. Oh, sante pazienza. Se non avesse vunda non faresti la volta. L'ultimo lavoro fu l'affresco di Comenius. Da una cronaca manoscritta dell'abbazia di Moggio si sa che visse ancora per altri 9 anni senza dipingere più nulla, girando senza meta tra i paesi della carne, con la mente offuscata, senza dare più segni di intendere volere. Thank you.
buongiorno, vorrei parlare con Massimiliano Londero, per piacere. Pronto? Ah, ciao, come va? Sì, ciao, bene, grazie. Sento una roba, io scuviato che praticamente il tuo presidente scende dalla fresca. Sì, lì che sono i tre predis che tengono le scroos. E sono le uniche scroos che hanno un stendardo. E tra stendardo sono raffigurati i simboli di tre paesi. Allora, segna, che tal miec alle calde Comelians. Di qua e di là, e sono due paesi lì d'onghie. Sì, io come non sai se è importante. Un'altra roba, al San, che tengo in mano le tavole, c'è che l'ha scritto sulle tavole, io pensavo che non significasse assolutamente niente. Invece... Sant'Agata? L'Eglise di Sant'Agata? Ascolta, io di passare in archivio Arcivescoville e dopo magari si vede. Oh, ciao. Salve, dovrei consultare dei documenti. Oggi non è possibile. È questione di un attimo, ho già anche il numero di fascicolo che... Oggi non è possibile, mi dispiace. Chiaridez, io e tu. Di solito, te raffigurazione del mededizione, i des sono o così, o così. Chiale lì. Lì all'indiche doi. E le crittografie. Un codice semplice per epoche dalla fresca. Leggi saltando due. Chiale. Sant'Agata. Chiale le spade. Le direzioni delle spade. Mira. Cioè, guarda. Guarda dove punta la spada. Sant'Agata. L'Eglise di Sant'Agata. A Marnà. Propit d'onghe comelians. Septembris 1596. Coram reverendo patre, fratre Hieronimo Asteo de Pordenon, inquisitore speciale terra sancta sede apostolica. Domus parochialis de Comegliano, reverendus presbiter Ioannes Viraius. Zuane Viraius. Zuane Viraio interrogatus respondit. Ben è vero che ho grande suspicion che due donne abbiano commercio con il demonio, come anco pubblica voce et fama. Costanza de Toni et Menega quondam Iacomo. Et sono giovani et belle,
e si dice che di notte con il corpo e lo spirito si diano al Signor delle tenebre. Constanzia De Antonio, interrogata quando e come trovò impressa una mano de fuoco sulla porta della sua abitazione. Il prete, costretto da loro. Thank you.
volte interrogata non rispondebat, et movebat caput. Pareva fosse con poca mente sua, et manco con volontà, essendo gravide de più mesi. Die 14 aprilis 1597. Non avendo visto i bambini nati da esse, nessuno poco dopo il parto li ha più visti, né sentiti nemmeno a piangere. Stessi processi per accoppiamento col demonio nei due paesi vicini. Gli stendardi sulle tre croci. Giravano per i paesi. Oh Cristo! Ah, mi scusi, c'è una pensione qui. Un pues per passare gnotte. Marignò, demoni, e io ne fiste dal paese. Salve, stavo cercando una stanza per la notte. Mare del Forest, la peste, avesse portato la peste. Buono!
Pronto? Max, dove sei tu? Sono solo che sta cirint. Pronto, Ivan? Alle poche segnali, su. Sento una roba, c'è stata una roba interessantissima lì in biblioteca. Praticamente, durante le loro predicazioni, si sono stabiliti proprio lì a Margnà, l'iglesia di Sant'Agata. Era una famiglia di francescani, sclamasti fraticelli. Max, mi senti tu? Max? Ma di cui favelli tu? In tebole papale sono scritto spies sulle loro fede e io perseguitavo in particolarità news oms di una sette pestifere. Qualche libri sto dai voi, ti lei. Accusati di orge e di stregoneria diabolica per creare una discendenza dei figli della bestia, lo custodivano dentro la chiesa. Pronto? Ivan? Ivan? Ma Cristo! Dove guarda il terzo angelo?
non avendo visto i bambini nati da esse, nessuno poco dopo il parto li ha più visti, né sentiti nemmeno a piangere. Accusati di orge e di stregoneria diabolica per creare una discendenza dei figli della bestia.